questo evento voluto proprio a Napoli. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori questo evento, cosa verte? Sì, l'evento rientra nelle celebrazioni dell'anniversario della fondazione dell'Università di Napoli Federico II. Il 5 giugno del 1224 l'imperatore Svevo costituì la prima università pubblica al mondo. Oggi la Federico II è la prima per importanza come università del Mezzogiorno, e nell'ambito del programma delle iniziative che il rettore Manfredi ha deciso anche quest'anno di realizzare per questo anniversario, è stato deciso di proiettare il lungometraggio a firma di mio fratello Pasquale Squitieri, recentemente deceduto, Stupor Mundi, che racconta le esperienze di un grande imperatore, Federico II, e quindi diciamo tutto l'impegno anche per la fondazione che lui svolse per questa grande università di Napoli, appunto nel 1224. Napoli è, diciamo, rende omaggio anche alla memoria di mio fratello, e io sono molto grato perché lui ha avuto un grande impegno per il Napoli, per il Mezzogiorno, e noi due su versanti ben diversi, io quello culturale, giornalistico, lui su un versante molto più impegnativo, quello del mondo del cinema, diciamo, ha portato avanti il discorso per Napoli con l'ultimo film, L'Avvocato De Gregorio, interpretato da Giorgio Albertazzi. Noi facciamo a Roma con l'associazione Guido D'Orso un premio, teniamo a Roma un premio al Senato della Repubblica da 40 anni e con la Federico II, ecco anche il nostro collegamento con la Federico II e questa grande università del Mezzogiorno, e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche noi premiamo le eccellenze del Mezzogiorno, cioè quelle personalità, quelle persone che si sono distinte e che si distinguono per il loro impegno meridionalistico, e così con le personalità anche i giovani, quindi una sorta di passaggio di testimone tra i giovani studiosi, ricercatori delle tematiche meridionalistiche e queste persone invece che hanno portato lustro al nostro sud. Vediamo questa sera la partecipazione di tanti napoletani, sì, per manifestare l'affetto a Pasquale. Sì, è veramente un onore per noi aver avuto l'Università di Napoli che ha fatto fare questa proiezione. E che le posso dire? È stato un po' contrastato nella sua vita e oggi forse rimpiangiamo di non averlo valutato per quell'uomo di cultura, uomo che ha avuto sempre una grande curiosità per tutti quelli che erano i fenomeni sociali, la vita del nostro paese, la vita della sua città. E questo è un documento veramente, potrei dire, storico, perché da tanto non si parlava di Federico II di Svevia. È stato un uomo veramente attuale, potremmo dire, perché contemporaneo quasi di San Francesco d'Assisi. Si fece promotore di incontri con il sultano. È stato un uomo che voleva la pace. È stato un uomo di grandi interessi in tutti i campi, scientifico, medico, e poi per Napoli veramente un benefattore, ha dato un'università pubblica. Professore, un bel ricordo ovviamente a Pasquale, non solo, ecco, Pasquale ha avuto il coraggio, come lei ovviamente, di metterci la faccia, ma soprattutto di camminare sempre a schiena dritta, a testa alta. Ma questo l'università lo fa, questo Cineforum noi lo facciamo da 20 anni, pensi, e ogni anno ha una sua, come dire, programmazione tematica su temi. Quest'anno per esempio è sul tema del giallo d'autore. Naturalmente questo è una digressione, quella che facciamo stasera, perché siccome l'università festeggia il compleanno della sua fondazione, ci ha chiesto di inserire questo film che Squitieri fece nel 98, se non sbaglio. E quindi volentieri l'abbiamo inserito. Presidente, questa sera è un bellissimo ricordo che si vuole ovviamente, ecco, dare a Pasquale, però bisogna anche capire che Napoli, quando si parla di Pasquale, si emoziona. Certamente, innanzitutto perché con la sua
capacità di adattarsi a vari ambienti e modelli di attività lavorativa. È stato prima nel Foro di Napoli, dove si è distinto, e ricordo che era lo studio di Alfredo De Marsi, quindi tra i primi studi di Napoli, e poi si è dedicato al cinema manifestando grosse capacità, e difatti anche in altre occasioni in cui è stato commemorato c'è stata una grande produzione di ricordi che sono legati a tutta la sua attività di regista. Rettore, abbiamo voluto ovviamente dare un messaggio ai napoletani e non solo, al mondo intero, la figura di Pasquale Squitieri. Ma Pasquale Squitieri è stato un grande regista, ma soprattutto è stato un grande innovatore. È un uomo capace di riuscire a costruire un messaggio culturale che andasse al di là degli schemi e anche, diciamo, delle ideologie, e sicuramente questo ha pagato anche un prezzo alto per questa sua capacità di cambiare e di essere al passo con i tempi, e a noi fa molto piacere collegare la sua figura anche ai festeggiamenti dell'Ateneo, perché è un modo per ricordare un grande napoletano a cui penso tutti debbano qualcosa. Dottore, vogliamo anche spiegare ai nostri telespettatori l'impegno dell'Università ovviamente di Napoli, si parlava dei giovani, dei progetti, ma soprattutto del suo impegno. Ma diciamo, la Federico II è la più grande istituzione culturale del Mezzogiorno, forma nelle sue aule ogni anno, noi abbiamo 80.000 studenti che nelle nostre aule, lavoriamo con tantissime aziende, con tantissime istituzioni, siamo sicuramente un grande motore di sviluppo per il Sud e per l'Italia intera. In un momento in cui l'economia della conoscenza è alla base di una crescita sostenibile, il ruolo delle università e della nostra università è estremamente importante, e noi stiamo cercando di dispiegare tutte le nostre potenzialità per dare una mano a questo Mezzogiorno che ha tanto bisogno di crescita e soprattutto di dare opportunità ai nostri giovani migliori, per evitare che abbandonino queste terre e non ci consentano di fare quel salto di qualità di cui abbiamo bisogno. Rettore, e quindi questa sera è la testimonianza di questo evento, proprio per cercare di diffondere sempre la cultura e far conoscere i progetti mirati non solo ai giovani, ma al riscatto della nostra bella Napoli. Sì, questo è un aspetto estremamente importante. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre origini, però dobbiamo mettere in pratica queste nostre competenze per realizzare fatti concreti, dare delle risposte alle persone, crescere, creare sviluppo e creare opportunità, quindi orgoglio del passato ma grande attenzione al futuro e grande lavoro quotidiano. Professor De Vivo, quindi dicevamo, un ricordo per Pasquale Squitieri, questo lungometraggio che ha voluto un po' tracciare i vari percorsi, e voi ovviamente avete contribuito a realizzare il sogno di Pasquale. Sì, c'è stato, direi, un incontro quasi naturale tra la scoperta di questo lungometraggio girato da Pasquale Squitieri e le celebrazioni della fondazione dell'università da parte di Federico II. Ci è sembrato il modo migliore di festeggiare la fondazione del nostro Ateneo e di ricordare un intellettuale come Pasquale Squitieri legato a Napoli. Questo è un po' il filo conduttore del nostro discorso che facciamo sulla Federico II, è uomo di cinema di grande qualità, che credo anche nel film di stasera trova una chiave assolutamente originale per muoversi tra la cronaca, il documentario e l'invenzione cinematografica. Quindi credo che sia un'opportunità, offerta alla città per cogliere questa doppia opportunità, e noi siamo grati anche all'avvocato Squitieri di averci fornito la copia di questo prezioso documento del regista. Ermanno Corsi, la cultura di Napoli. Ermanno, diciamo la verità, Pasquale ha avuto il coraggio
ecco, di abbracciarsi a situazioni difficili, ma soprattutto far capire che con l'impegno veramente questa Napoli, ecco, possa veramente dire: io riscatto Napoli. Beh, questo significa che il cinema ha sempre contribuito da una parte a migliorare la conoscenza della città e della sua storia, dall'altra parte però a far emergere e riemergere, quando c'era il tentativo di nascondere, di nasconderli, i veri drammi della città. E allora bisogna riconoscere a Pasquale Squitieri di aver raccontato, ma nello stesso tempo di aver fatto un racconto completamente nuovo. Come dire, la storia non sempre è stata raccontata secondo un criterio rigorosamente storico. C'è stata una interpretazione che ha deviato la conoscenza della città. Allora, molti film di Pasquale Squitieri hanno cercato di ripristinare un po' lo stato delle cose e quindi riscrivere la storia. La cinematografia, quando è usata bene, è uno strumento potentissimo di revisione storica. E poi bisogna riconoscere anche a questo grande personaggio. Intanto a me fa molto piacere che lui sia stato molto legato alla Federico II, perché ho letto una dichiarazione del rettore Manfredi che ricordava come Pasquale Squitieri sia stato anche docente della Federico II. Questo è molto bello, il che significa che aveva un retroterra culturale molto solido, perciò poi poteva fare anche molte acrobazie con il cinema, però con il rispetto di tutti, perché appunto si richiamava ogni suo intervento, ogni suo lavoro a questo grande retroterra culturale. Ecco perché che questa sera noi possiamo vedere questo documento cinematografico su Federico II, appunto Stupore del mondo. Beh, in qualche modo anche Pasquale è stato per molti versi stupore del cinema.